non riusciamo ancora a capire quale sia quel male oscuro che sembra minare questa federazione delle bocce all'apparenza così attiva e prolifica di manifestazioni di alto livello, ma che non riesce a tenere con sé gente capace e preparata, che non sa dare adeguate risposte ai giovani che le si avvicinano con entusiasmo, che non riesce a spendere i soldi di cui dispone per concrete iniziative di pubblicità e di propaganda, che non riesce ad organizzare un decoroso servizio di stampa, che non sa darsi una nuova, più moderna ed efficiente organizzazione sportiva, che è popolata da certe emblematiche figure che riescono solo ad aggirarsi fra banchetti e cerimonie ufficiali. Tra i discorsi ricorrenti nelle bocciofile, oltre al commento di questa o quella partita o dei risultati delle gare disputate, ci sono quasi sempre critiche e suggerimenti per modifiche ai regolamenti di gioco o alle modalità di organizzazione delle gare. Ognuno ha la sua proposta o la sua ricetta miracolosa, ma la costante comune è la critica alla durata delle tradizionali competizioni domenicali, durata che attualmente varia dalle 8 alle 14 ore. In effetti riteniamo che pochi altri sport possano vantare simili maratone nella stessa giornata, e se è vero che in tutti gli sport il momento più bello e più emozionante è quello del traguardo finale, quando si scopre il vincitore, nelle bocce il più delle volte le finali sono le partite più brutte, meno interessanti e con meno pubblico. Vorremmo concludere questo discorso sui giovani nazionali, marchigiani e non, facendo rilevare ancora una volta quanto sia importante una preparazione ad hoc per affrontare un'attività agonistica che richiede sempre più bel gioco, perché sempre più le bocce si rivolgono all'esterno. È nei giovani che si confida perché le bocce possano degnamente apparire di fronte a qualsiasi pubblico, nei palazzetti, nelle piazze, alle Olimpiadi e quindi alla grande massa degli spettatori della televisione. Per fortuna sono ancora tanti quei meravigliosi ragazzi e ragazze che, nonostante difficoltà e incomprensioni, continuano a gareggiare, a dedicare il loro tempo libero alle bocce. È per questi ragazzi che vale la pena continuare ad impegnarsi per questo sport popolare, tanto povero di mezzi e di attenzione quanto ricco di potenzialità umane e di sviluppo, per un futuro in cui, degnamente rappresentato a tutti i livelli, potrà assurgere a sport olimpico assieme a tante altre discipline, a cui sicuramente non è inferiore in nulla.
Chiediamo ancora una volta alla Federazione che ci deve essere più chiarezza ed informazione tra vertice e base, che i collegamenti tra centro e periferia debbono essere costanti, che si verificano a tutti i livelli le nuove proposte e le modifiche ai regolamenti, che lo spontaneismo e il volontariato debbono lasciare il posto, perlomeno nei settori chiave, alla preparazione e all'efficienza.